Buonasera ragazzi, pronti per iniziare? Bentornati, 18 in questo momento, eh, siamo pronti, vi chiedo conferma se mi sentite e poi siamo pronti per partire. Mi sentite bene? Allora io posso monitorare solamente uno dei due canali, intanto che mi confermate se mi sentite, la diretta va sia sulla mia pagina Facebook che eh, sul canale YouTube, la via preferenziale è il canale YouTube perché mi sembra più affidabile, quindi se ci fossero problemi a tenere due dirette eh, chiuderò quella su Facebook e terrò quella su youtube quindi chi mi sta seguendo sulla mia pagina facebook se dovessero esserci problemi durante la, la serata eh, spostatevi cortesemente su youtube perfetto l'audio funziona grazie mille ragazzi allora siamo pronti per iniziare eccoci qua questi siamo io e pecora bentornati eh, spero che stiate bene e, e che stia andando tutto bene questa sera Torniamo a commentare le vostre immagini, quindi questa è un'altra serata di foto feedback. Eh, L'ultima volta abbiamo parlato di post produzione, abbiamo lavorato sulla post produzione delle vostre immagini, prossimamente a, a, tornerò a raccontarvi alcuni grandi fotografi del passato e poi abbiamo sempre metà della nostra lezione sulla nitidezza, eh, che, che abbiamo in sospeso e che dobbiamo completare. Quindi insomma, abbiamo ancora. Un bel po' da, da, da fare se vi va di, di passare insieme qualche altra serata. Eh, le elezioni saranno sempre sostanzialmente negli stessi giorni, cioè eh, prevalentemente il sabato e il martedì, con qualche possibile spostamento al mercoledì anziché il martedì se dovessero esserci problemi da parte mia conflitti con altre call controllate la mia pagina facebook per gli aggiornamenti bene direi che ci siamo possiamo iniziare andiamo subito a commentare le vostre immagini prima però di commentare le vostre foto voglio uh, farvi vedere una uh, raccontarvi una brevissima storia eh, perché credo che una cosa molto difficile e, e però molto molto importante nell'analisi delle proprie immagini sia riuscire ad acquisire quel distacco che è necessario per commentare, per analizzare diciamo le foto in maniera obiettiva è una cosa difficilissima da, da, da raggiungere vi ho raccontato in passato di come uno dei più grandi fotografi della storia, Eugene Smith non avesse diciamo, questa capacità pur essendo un grande, grandissimo fotografo, perché diciamo c'è comunque un, un attaccamento nei confronti delle proprie immagini, inevitabilmente. Quando noi scattiamo una foto la scattiamo per una miriade di, di motivi, perché ci ricorda il posto in cui siamo, le persone con cui siamo, l'umore diciamo, che abbiamo in quel momento. Quando poi andiamo a rivedere la foto, tendiamo a proiettare tutto questo nel, nell'immagine. E questo è un problema perché significa. Che andiamo a valutare l'immagine in una maniera non obiettiva. Allora, ultimamente stavo passando in rassegna alcune immagini per un, per un progetto e mi sono capitate tra le mani alcune tra le mie famose foto scartate. Quindi ve ne propongo al volo due. Quella che vedete è la fila per entrare nel parco di Bandavgar in India. Il mio eh, primo viaggio nel parco di Bandavgar è del 2009, quindi stiamo parlando di un'era geologica. fa e vi racconto questa brevissima storia. Io ho desiderato per an tantissimi anni di fotografare, la, la di fotografare le tigre, è stato un po' il primo animale che ho voluto fotografare. Sono riuscito a fare il viaggio, però dopo molti anni. Ehm, questa che vedete è la fila per entrare nel parco. Non è facile avvistare la tigre, ci sono molte regole piuttosto rigide, eh, vengono sorteggiate delle piste, non si può lasciare la pista, non si può tornare indietro, eccetera. Insomma. Per i primi cinque giorni interi io col mio driver e con la mia guida se, seguiamo, entriamo tutti i giorni all'alba, seguiamo le tracce della tigre, eh, i richiami di allarme degli animali, nessunissimo avvistamento. Eh, per cinque giorni interi dall'alba al tramonto. Il sesto giorno... Finalmente eh, riusciamo a, a scorgere un'occhiata, diciamo, proprio un brevissimo lampo della tigre. Io riesco a scattare un'unica foto, e la foto che ho scattato è questa. Dopodiché, la tigre sparisce, Tutta, tutto l'avvistamento è durato mezzo secondo, forse, dopodiché, la tigre sparisce e per il resto della giornata, Niente da fare, era il sesto giorno. Eh, devono passare altri cinque giorni prima di riuscire a fare un altro avvistamento. Quindi, l'avvistamento la, successivo avverrà solamente l'undicesimo giorno. Poi, da là in poi, fortunatamente le cose migliorano, quindi riusciamo ad avere gli avvistamenti quasi. Quotidiani in condizioni migliori, insomma, quindi diciamo poi il lavoro è finito bene, nel senso che ho portato a casa poi un servizio fotografico abbastanza interessante che è stato pubblicato su diverse riviste. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché voi vi immaginate il, diciamo le aspettative e la tentazione che c'è a sopravvalutare una foto che è stata fatta in condizioni di grande difficoltà. Dopo giorni e giorni di ricerca, voi immaginatevi dall'alba al tramonto tutti i giorni a cercare la tigre mai vista prima. Finalmente la vedi, riesci a fare di una foto Ovviamente, emotivamente sei portato a sopravvalutare questa foto. E invece, purtroppo, questa, nonostante la fatica fatta per ottenerla, nonostante in una settimana io abbia ottenuta solo questa foto, è una delle tante, tantissime foto che ho da buttare. Perché, da un punto di vista compositivo, non è una foto che funziona. Ci sono altre foto. Ehm, che ho scattato in condizioni di, di tigre che si vede e non si vede che possono essere interessanti, ma non è questo il caso. qua ci sono un sacco di elementi di disturbo sulla sinistra, ci sono questi rami che disturbano sulla destra, anche questi, ma soprattutto quello che non funziona è proprio, diciamo così, la posizione della tigre: le linee, vedete? Cioè la, la, la composizione sembra una composizione statica centrale, ma allora la tigre doveva essere simmetrica e guardare verso di me. Invece c'è una direzione bene o male da sinistra a destra con tutta questa parte completamente inutile nella foto, inutilizzata. Poi però la tigre guarda di me rendendo inutile anche questa porzione dell'immagine e tutta la foto come vedete rimane sbilanciata. Va bene? quindi diciamo è una foto che non funziona, non funziona da un punto di vista compositivo e non funziona per via degli infiniti elementi di disturbo. Allora, la mia raccomandazione per voi è questa: dovete assolutamente imparare a distinguere tra valore affettivo di un'immagine e valore oggettivo di una fotografia che è pensata per comunicare, quindi per arrivare al prossimo. Il valore affettivo dell'immagine non ve lo toglie nessuno. Questo la foto voi la potete tenere, la potete conservare, la potete stampare, la potete riguardare pure tutti i giorni. È vostra, l'avete fatta. Nessuno vi vuole privare del valore affettivo, però dovete imparare a non riversare questo valore affettivo sull'oggettività dell'immagine, perché altrimenti voi rischiate di sopravvalutare delle foto che agli altri non comunicano. Lo so che è brutto da dirsi, ma è una triste verità che vi devo dire. Il fatto che per voi una foto sia importante non significa assolutamente che quella foto sia importante anche per gli altri. Agli altri non gliene frega niente dell'esperienza che voi avete vissuto, della fatica che avete fatto gli arriva un qualcosa se la foto è efficace da un punto di vista comunicativo altrimenti no bene allora con questa severità in mente altre foto da scartare ovviamente seguiranno a breve perché c'è cioè, non sempre a volontà da proporvi io spero che farvi vedere delle raccontarvi un po delle situazioni di fallimento serva in qualche modo a motivarvi. A motivarvi. Io, ehm, diciamo, da mh, quando ho iniziato ad, ad imparare in qualche modo la fotografia e guardavo le foto dei fotografi, eh, diciamo, che, che in qualche maniera mi ispiravano, avevo sempre questa sensazione che... Ehm, facessero tutto giusto, no? che riuscissero sempre, che facessero tutte foto straordinarie, che non sbagliassero mai, che le cose non gli andassero mai male. Mentre invece a me andava sempre tutto male, eh, le, le, le condizioni non, non erano mai quelle giuste e quando erano giuste le condizioni ero io che sbagliavo perché non ero concentrato, ero in ritardo. E quindi questo generava un'enorme frustrazione in me, no? cioè questo, questa sensazione di divario incolmabile tra me e quei fotografi come a dire vabbè quelli lì sono dei mostri io non ci arriverò mai lì invece non è così perché se poi uno va a vedere qual è la vera vita del fotografo il vero lavoro del fotografo scopre che dietro una foto pubblicata più o meno di successo ci sono milioni di fallimenti quindi io cerco un po' di farvi vedere anche eh, tutta la parte dei fallimenti perché è, è normale, voglio dire. Quindi, diciamo, io sbaglio le foto esattamente quanto le sbagliate voi. È soltanto la severità nel giudizio e in qualche maniera la persistenza che poi ci consente, ogni tanto, di arrivare a qualche foto comunicativa. Va bene. Walter ci manda due immagini se non sbaglio, vediamo un po'. Sì, due immagini, le commentiamo entrambe. Allora, la prima è una foto, eh, diciamo, per la verità tutte le foto che mandate e che mi inviate hanno degli elementi di interesse, eh? cioè, perché ovviamente, giustamente, se uno fa una foto è perché ci sono degli spunti interessanti. Quindi. Anche questa, anche questa naturalmente li ha um, in particolare mi piace molto l'ora blu che ha colto vedete c'è questa dominante blu con le luci che si stanno accendendo um, e, e c'è anche una bella linea diciamo una bella direzione di movimento dello sguardo che va da sinistra a destra ci sono alcuni elementi che si possono correggere ma Uh, sarebbe un discorso di post produzione ma noi insomma un po' alterniamo il commento compositivo a quello tecnico e a quello legato alla post produzione per esempio tradizionalmente diciamo se non c'è un motivo sp speciale per farlo è considerato uh, un errore tra virgolette avere delle linee cadenti cioè vedere delle linee inclinate verso l'alto ovviamente uno può farlo volontariamente, no? ci sono delle foto in cui magari uno fotografa un grattacielo dal basso con un gran angolare proprio perché vuole dare questa prospettiva eh, di railroad track, come si chiama, cioè di linee che si vanno a convergere all'infinito. Però se non è questa la situazione allora sarebbe meglio avere delle linee. Parallele. E questo è una cosa che si può correggere facilmente in Lightroom con la correzione della prospettiva o anche in Photoshop. Da un punto di vista tecnico, non ho molti elementi per commentare, l'immagine non è molto grande. Da un punto di vista compositivo, il problema secondo me si verifica da qua in poi, cioè in tutta questa zona dell'immagine perché vedete che il movimento dello sguardo segue questa linea va in qualche maniera a convergere su questo centro di interesse. E qua c'è un po' un primo problema, nel senso che il, il punto di le, le, tutte le altre righe sono verticali, no? Quindi in qualche maniera costituiscono un'astrazione, una ripetizione eh, simmetrica astratta degli elementi. Lo sguardo però va, va qui. Allora questo diciamo è un po' un problema in sé perché il punto che va a concentrare lo sguardo non è un punto molto interessante. È come se noi stessimo accendendo un riflettore e il riflettore è la linea, è questa linea il riflettore, ma lo stiamo accendendo in un punto che non è molto interessante. Quindi andiamo a portare lo sguardo in un punto ma poi l'osservatore si chiede vabbè ma che c'era però di così interessante da vedere e soprattutto a questo punto questa zona diventa inutile per cui forse si sarebbe potuta croppare l'immagine un pochino di più. Io forse avrei cercato un punto di ripresa un po' diverso, valorizzando tutto sommato i grattacieli e il cielo, che sono gli elementi che mi sembra più interessanti, andando completamente a eliminare questo. E, e, e la linea l'avrei tenuta, ma se non avesse condotto a questo elemento qua però diciamo è comunque una foto così com'è non è una foto che io terrei ma è una foto che sicuramente ha degli elementi, degli elementi positivi quindi ora non so magari sul campo eh, se si poteva lavorare diversamente questa invece la seconda che ci mandava Walter la ritengo una foto molto, molto più efficace intanto è molto più equilibrata eh, la linea eh, di, di movimento dello sguardo è una linea diagonale che porta al centro di interesse ma poi dal centro di interesse in qualche maniera riprende vedete noi percorriamo tutta la linea e guardare molto bene ha fatto Walter a collocare l'inizio di questa linea proprio nel, nel vertice in basso a sinistra in maniera che lo sguardo possa percorrere tutta la diagonale non ci sono elementi di disturbo è una foto molto equilibrata e soprattutto è una foto che coglie un momento interessante cioè è interessante l'atteggiamento, la posizione di questa ragazza. È interessante in qualche maniera l'atmosfera che crea in questa metropolitana eh, di New York, diciamo, disabitata, se non per questa ragazza che ha un atteggiamento interessante, pensieroso, eh, indecifrabile, ma comunque coinvolgente. Quindi direi che questa è una foto che assolutamente funziona, alla quale non, corregge, non, non cambierei... Non cambierei nulla direi che è ben fatta. Anche la luce è interessante. La luce, la luce calda dei, dei neon della, della metropolitana da interessante, e, quindi direi che, eh, insomma, è una cosa che funziona. Che mi dici Marco? Ah, che c'è il microfono che sbatte. Ah, ok. Grazie, grazie della segnalazione, Hai ragione. Provo a, a, a arrotolarmi il maglione, ok. Ehm. Ivan ci manda due foto, eh, tutte e due molto molto interessanti e molto ben fatte. Qua la, la qualità fondamentale di queste foto di Ivan è la luce. Eh, una grande gestione della luce da parte di, di Ivan. Eh, molto molto interessante, molto morbida secondo me, addirittura questa, la seconda, anche migliore della prima. Um, imparate, abituatevi a riconoscere la luce, cioè ad analizzare la luce. Analizzare la luce vuol dire, um, ovviamente la luce si classifica in tanti modi, noi lo facciamo in un breve videocorso di approfondimento, che è un videocorso di approfondimento sulla luce che trovate sempre su Emozioni Fotografiche, fa anche parte del nostro pacchetto avanzato, ma diciamo per grandi linee la luce si classifica per quanto riguarda il contrasto, per quanto riguarda la direzione essenzialmente. Allora, il contrasto significa luce morbida, luce dura, andate a valutarla in base alle ombre, andate a vedere quanto sono scure le ombre, quanto è grande la differenza tra la zona illuminata e la zona in ombra dell'immagine. Imparate anche a valutare la direzione. Un esercizio molto utile, molto interessante da fare è... Fare prendere una foto, per esempio, potreste prendere questa di Ivan, se lui ci dà il permesso, e provare a rifarla. Si fa anche con i grandi quadri, eh, i classici della, della pittura. È un esercizio molto comune in fotografia ed è uno degli esercizi più utili che io vi posso suggerire. Prendete un quadro, un ritratto, prendete una foto. E provate con un altro soggetto, naturalmente, a riprodurre la stessa luce. Vedrete che dovrete eh, occuparvi di tante cose e alcuni elementi importanti sono, per esempio, il catch light. Il catch light è questo riflesso nell'occhio del, eh, del soggetto. È una cosa positiva, a meno che non sia. Un elemento di disturbo in generale, un elemento che dà vita, dà luce, diciamo così, all'immagine, dà vita al soggetto e dal punto di vista del fotografo ci svela anche un sacco di cose perché ci dice da dove proviene la luce. La vedete? E eh, qui, questo, insieme, naturalmente, alla zona illuminata e alla zona in ombra. È una luce molto ben gestita, una luce diciamo morbida, eh, alta sul soggetto, che crea delle ombre ben gestite e morbide che poi Ivan ha completato molto bene in post-produzione. Un'immagine pittorica di questo tipo necessita di una post-produzione equilibrata che non vada a esasperare il contrasto, a esasperare il dettaglio, a esasperare la nitidezza. Deve rimanere in qualche maniera un'immagine morbida. Bellissima nulla da dire. È anche bella questa in cui però, che, che però mi convince un pochino meno. Mentre questa la trovo perfetta, sia per la scelta della luce che per il controllo dello sfondo. Da tutti i punti di vista. Questa è una buona immagine che, però, diciamo ha alcuni elementi che forse correggerei. Il primo è che si vedono troppi catch light negli occhi, ce ne sono tre. Eh, probabilmente Ivan ha utilizzato uno schema di luci complesso cosa che si fa cioè normalmente si utilizzano Due, tre punti di luce, anche quattro. Però ricordatevi una cosa fondamentale. Ora, questi sono temi un po' avanzati, io mi rendo conto, ripeto, fanno parte del nostro pacchetto di tecnica avanzata. Quindi, diciamo, normalmente uno lo fa dopo che ha fatto tutti e quattro i corsi del percorso base. Quindi, insomma, ma, ma insomma, diciamo, le cose che vengono fuori dal commento delle immagini, io cerco di suggerirveli. Ricordatevi una cosa importantissima: vale un principio nella teoria della, della luce, diciamo, dell'illuminazione del soggetto. Si chiama Single Light Principle, cioè principio dell'unica sorgente luminosa. In parole povere significa che anche se noi utilizziamo 100 luci diverse, dal punto di vista dell'osservatore dell'immagine deve essere come se ci fosse un'unica sorgente luminosa, cioè non si deve mai percepire nell'immagine qualcosa che faccia dedurre che è stata utilizzata più di una sorgente luminosa. Perché questo? Per un principio diciamo di naturalezza. Noi siamo abituati al sole, cioè la nostra sorgente luminosa quando nasciamo fino a che non diventiamo dei fotografi, è una, è il sole è, ed è un'unica sorgente luminosa. Eh, qualunque tipo di illuminazione che crea, per esempio, delle ombre contraddittorie, doppie, strane. Uh, dei catch light multipli, dei rapporti di illuminazione incoerenti. A volte succede quando si gestisce, per esempio, la luce di riempimento in maniera troppo aggressiva, per cui dà a vedere che ci sono due sorgenti luminose troppo forti. Tutte queste situazioni vengono percepite come un qualcosa di poco naturale dall'osservatore. E quindi mh, diciamo uno si, si allontana dall'emozione, dall'interpretazione della, della foto perché, perché percepisce qualcosa di strano. Ecco, questo non deve mai succedere, non bisogna mai svegliare l'osservatore. È come un film, è come un romanzo, ok? Se uno esce dalla storia, esce dalla, da, dalla foto, perché noi gli abbiamo dato qualche elemento di incoerenza o di disturbo, in qualche maniera si scuote e a quel punto non ci segue più. Ecco, allora questo succede in parte per via dei catch light, in parte per questi elementi sullo sfondo che sono un po' troppo di disturbo secondo me, in parte per una luce che è un po' troppo piatta diciamo, in cui secondo me la luce di riempimento è stata usata in maniera un pochino troppo aggressiva, la luce principale eh, sarebbe, dovrebbe essere un po' più, forte, più prevalente rispetto agli altri. Però insomma si nota nelle foto di Ivan sicuramente una grande attenzione per la luce, particolare la seconda. Mi sono dilungato un pochino, abbiate pazienza, ma erano, erano delle foto queste che secondo me meritavano anche qualche spunto un pochino più approfondito. Adelina mi manda due foto che ho un po' di difficoltà a commentare per il fatto, cioè le vedo diciamo così, ma sono un po' sono molto sgranate, ora non so questo da che dipenda, probabilmente ha mandato, lo vedete anche voi questa volta non è colpa di YouTube o di Facebook, sono proprio così, sono certo che non sia così l'originale ma eh, probabilmente nel caricare le foto ha caricato delle foto a risoluzione molto bassa quindi non dirò nulla da un punto di vista tecnico perché non posso valutarlo da un punto di vista compositivo quello che posso dire di questa immagine è che diciamo eh, ci sono degli elementi che secondo me sono degli elementi di disturbo soprattutto nello sfondo eh, lo sfondo è gestito in maniera un po' approssimativa ci sono troppi rami qui ci sono tutti questi elementi qua c'è un'antenna eh, questa parte della parete è inclinata invece forse sarebbe stato meglio averla dritta forse sarebbe stato meglio non avere questa sovrapposizione del gomito con la parete, insomma, diciamo è una foto che in qualche maniera punta tutto sulla ragazza, punta tutto sul soggetto, sulla modella, eh, però in qualche maniera uno viene distratto da uh, troppi elementi di, di contorno che, che in qualche maniera vanno, uh, vanno a disturbare. Invece, mi piace, per esempio, la scelta del bianco e nero. Naturalmente, non ho visto la foto a colori quindi non posso giudicare ma così a occhio mi viene da pensare che la scelta del bianco e nero sia saggia perché ha evitato probabilmente ulteriori elementi di disturbo nel colore nel cielo azzurro probabilmente in questa zona nel colore del muro nel verde eccetera eccetera questa avrebbe disturbato ancora di più quindi questa è una scelta che mi trova eh, d'accordo la seconda foto anche è, 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 una, è una foto diciamo in cui però tutto sommato la scarsa nitidezza è più funzionale, nella prima immagine invece la vedo poco. Questa è una foto più interessante, è un ritratto molto particolare, è una composizione molto astratta, molto, molto particolare perché diciamo si fatica anche a capire in, una prima, in un primo momento esattamente la posizione, però è più efficace come foto, lo sguardo è più intenso, ci sono meno elementi di disturbo, c'è cioè un'astrazione legata a questo chiaro scuro. Io un tentativo anche di fare in bianco e nero, anche questa, tutto sommato l'avrei fatto. Ma diciamo, questa è una foto che considero più equilibrata e più efficace della prima. Dario, anche Dario ce ne manda due, due, foto, eh, due foto buone, due foto che hanno diversi, diversi spunti interessanti. Vediamo, allora, questo è uno schema abbastanza classico, ma molto interessante, molto efficace. Riuscito quello di mettere un centro di interesse sullo sfondo e in qualche maniera poi mettere del, del movimento. In primo piano è uno schema classico del cinema per esempio se avete visto non lo so mi viene in mente Joker ci sono diverse situazioni di questo tipo in cui lui avanza dallo sfondo e ci sono dei movimenti in primo piano sono movimenti contrastanti un movimento verso la camera del soggetto e invece movimenti paralleli eh, che vanno a creare dinamismo no eh, ovviamente quei movimenti sono sfocati nel cinema, magari sono mossi nella fotografia perché non vogliamo naturalmente andare a distogliere l'attenzione. Molto molto bene che il, il personaggio principale, il centro di interesse, ci guarda. Ok? Così in qualche modo va a concentrare lo sguardo. L'unico elemento che è un pochino debole di questa foto è questo, perché è un elemento che attira l'attenzione. Perché evidentemente, diciamo una volta, è perfetta tutta questa parte dell'immagine, secondo me. Perfetta. È giustissima la scelta del movimento, la scelta del tempo di scatto, il movimento giusto, l'attenzione del centro di interesse, tutta. Eh, Quest'altra parte mi piace perché in qualche maniera va a equilibrare. Avrei solo preferito non vedere questo. Perché, <coughs> scusate, quest'altro elemento in qualche maniera fa da contraltare al centro di interesse. L'occhio cerca sempre un bilanciamento. Se noi gli mettiamo una cosa a sinistra, quello cercherà una cosa a destra per stabilire un po' un equilibrio dei pesi. È una tendenza naturale delle, della, della visione, diciamo, umana. Eh, il problema qui qual è? Intanto che questo è un po' discordante con questo, questo è uno sguardo intenso, diciamo e questo dorme, non ci guarda, ma poi è coperto, vedete ci sono queste cose che coprono lo sguardo. Quindi diciamo, questo è l'unico elemento che secondo me toglie un po' di forza a un'immagine altrimenti molto potente. Stando così le cose, cioè assodato che questo qui dormiva, io forse avrei provato a, a comporre l'immagine nel momento dello scatto eliminandolo proprio completamente e quindi andando a concentrare diciamo, l'attenzione soltanto su questo, vedete. Non, ripeto assolutamente, lo ribadisco sempre ogni volta: non è assolutamente una cosa che vi consiglio di fare in post-produzione, anzi, ve lo proibisco proprio. Non fate questi ritagli estremi perché ottenete una. Una, una foto spazzatura diciamo quindi non funzionerebbe però nel momento dello scatto forse poteva essere una scelta la seconda foto molto buona molto interessante anche la prima era interessante però mentre fine, la prima ha qualche elemento di disturbo questa secondo me non ce l'ha è una foto molto efficace di un luogo classico in Marocco e ben, ben fatta perché comunque c'è questa astrazione c'è questa ripetizione di questa sorta di pattern, no? di, di queste pozze, diciamo, eh, circolari e poi c'è questa componente cromatica molto interessante. Il soggetto è collocato nel punto giusto, nella zona dei terzi in basso a destra e questa vedete che è una foto che non deve, non tutte le foto devono avere una linea che conduce lo sguardo. Questa non ha una linea che conduce lo sguardo, però c'è un equilibrio, questo... Soggetto che si trova in basso a destra, viene bilanciato, se vogliamo, da tutta la massa dell'immagine. Lo sguardo va a muoversi per tutta l'inquadratura e questo è uno schema classico che ricorda lo schema del pattern. Eh, pattern è la ripetizione uniforme nello spazio, nella nostra, nella nostra composizione, di elementi uguali. Ecco, nel pattern non ci sono gli elementi dominanti, se no, non è un pattern. E non ci sono delle linee, perché se no non è un pattern. Cioè l'idea è proprio che lo sguardo deve vagare in tutte le direzioni. E questa è un po', se vogliamo, la collocazione di un centro di interesse all'interno di un pattern. Molto bene, perfetta, nulla da dire, nulla da obiettare. Corrado, ce ne manda uno, ce ne manda due, ce ne manda due. Cominciamo e... alla seconda questa volta. Secondo me questa è molto efficace. Eh, è diciamo una classica eh, foto tridimensionale, no? La vedete benissimo giocata tutta quanta sulla eh, profondità, su queste linee che conducono lo sguardo. Sono molto belle anche, cioè c'è anche diciamo questa linea se vogliamo che è generata dalle ombre che sono queste, no? Qua c'è una zona di luce, qua c'è una zona di ombra e è bella questa separazione, rende... La foto in qualche maniera ancora più interessante soltanto un'obiezione alla foto di corrado sarà che io sono un matematico sarà che questa qua è la mia formazione non ne posso fare a meno ma quando fate una simmetria fatela perfetta cioè queste linee fatele perfettamente orizzontali questo per questo qui eh, perfettamente al centro queste linee perfettamente verticali, cioè riquadrate perfettamente la foto, e questa nell'ambito di, di quello che, diciamo, che vedo in questa immagine, è un qualcosa che si può correggere in post-produzione, ok? Qui non stiamo parlando di un ritaglio estremo, questi piccoli allenamenti, cioè, l'ideale è farla. Perfetta nel momento dello scatto, ma insomma, non sempre è possibile, queste piccole correzioni si possono fare, d'accordo? In Photoshop, per esempio, si possono fare tutte le correzioni prospettiche che allineano perfettamente queste linee orizzontali, queste linee verticali, e un piccolissimo ritaglio magari mette, colloca questo esattamente al centro dell'inquadratura. Questo è importante quando abbiamo delle composizioni simmetriche. L'altra foto che ci manda, la prima foto che ci manda Corrado, è uno zooming: si chiama, cioè lo zooming è quella. Tecnica di astrazione che consiste nello zoomare l'immagine mentre si scatta. Quindi si scatta con un tempo di scatto lungo, ok? E durante lo scatto si zoom, cioè si muove proprio lo zoom. Si crea un effetto appunto di eh, attrazione eh, che, che poi a seconda che si zoommi da vicino o lontano o da lontano a vicino naturalmente provoca un effetto diverso. È una, è una tecnica interessante, utile da imparare. Si può fare normalmente con il treppiedi per avere una maggiore precisione ma se uno ha la mano abbastanza ferma si può fare anche a mano libera. Quindi diciamo è una tecnica interessante che vi consiglio di, di approfondire. Noi ne, ne parliamo ovviamente nel nostro video corso di tecnica eh, fotografica eh, qual è il punto di questa foto il motivo per cui non la trovo estremamente convincente e questo diciamo un po risale a tutto il mio approccio se vogliamo metodologico anche didattico il primo eh, corso del nostro pacchetto di videocorsi è un videocorso di composizione in quel videocorso noi impariamo a identificare il messaggio della foto e a comunicare quel messaggio da un punto di vista compositivo nella maniera più efficace possibile nei videocorsi successivi, per esempio in quello di tecnica, in cui si applicano le tecniche fotografiche, noi impostiamo tutto su quella base comunicativa. Ok, perché vi racconto, vi racconto questo? Perché per, per la mia lettura delle foto, questo è un approccio fondamentale. Cioè, se io vedo una tecnica fotografica, che può essere uno zooming, può essere un panning, può essere la scelta del diaframma, può essere la scelta del punto di messa a fuoco, vado sempre a domandarmi. Questa tecnica fotografica perché è stata utilizzata? Per enfatizzare quale aspetto del messaggio, capite? Perché insomma la situazione è questa, io ho un messaggio da comunicare e poi ho una cassetta degli attrezzi con me, ok? In questa cassetta degli attrezzi, io anziché pescare il trapano, le pinze o il martello, posso andare a pescare lo zooming, il bracketing, il focus stacking, 100.000 cose che ho imparato, d'accordo? Eh, nei videocorsi di tecnica base, in quelli di tecnica avanzata, eccetera. Eccetera. Questa, però, è soltanto la mia cassetta degli attrezzi. Io non è che prendo un martello e comincio a martellare il muro senza motivo. Capite? Prendo il martello se mi serve di attaccare un chiodo. Allora la domanda è questa, lo zooming a che serve oppure le altre tecniche che noi utilizziamo a che servono? Devono servire a comunicare nella maniera più efficace possibile il messaggio. Ora io nell'immagine di Corrado non riesco a identificare un messaggio che be possa beneficiare da questo zooming. Il messaggio che io vedo tra le righe della, della sua composizione... È un messaggio di astrazione legata alla verticalità degli alberi, è un messaggio legato all'atmosfera forse del bosco, è un messaggio legato comunque a una sostanziale staticità dell'immagine, perché gli alberi sono fermi, sono verticali. Non c'è un movimento da questo punto di vista. Allora, andare a concentrare, a creare questo movimento nello sguardo dell'osservatore. Eh, a che risponde da un punto di vista compositivo, perché questo movimento se il movimento non c'è nella realtà e soprattutto siccome lo zooming va sempre a concentrare tutta l'attenzione sul centro dell'immagine, che cosa c'è al centro dell'immagine di interessante su cui noi vogliamo concentrare l'attenzione? Se non c'è nulla di interessante si ha la percezione di una tecnica fine a se stessa, no? di un esercizio che però non ha un fondamento in qualche maniera comunicativo. Vi potrebbe essere, potrebbe, potreste aver visto qualche esempio di focus di, 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 di questo diciamo, di utilizzo di, di questa tecnica diverso da questo magari vi pubblicherò su, sulla mia pagina facebook qualche altro esempio in cui ritengo che forse l'utilizzo dello zooming è più motivato rispetto al, al messaggio comunicativo detto questo va benissimo per fare esercizi, però mi raccomando rimanete sempre centrati sul messaggio. Questo è il consiglio, al di, là, allora, al di là di tutte le 18 dirette che abbiamo fatto, dei videocorsi che forse avete seguito e forse no, se vi deve rimanere una cosa da tutti questi nostri incontri, deve essere che non esiste una foto comunicativa se non esiste un messaggio. E questo messaggio deve essere comunicato in maniera efficace. Qualunque cosa voi decidiate di fare nella vostra vita fotografica, rimanete sempre ancorati al messaggio. Non, non, non sviluppate un approccio alla fotografia che è puramente. Tecnico eh, e che in qualche maniera dimentica il fondamento comunicativo che è il messaggio che noi vogliamo comunicare, perché questo è tutto quello che abbiamo come fotografi. Il, il messaggio: se non, non abbiamo il messaggio, non ci rimane niente. Quindi, questo ve lo raccomando, imparate, crescete, eh, imparate tutte le tecniche del caso, ma ricordatevi sempre che una tecnica ha senso se è funzionale al messaggio se no, no. Silvia, due foto di Silvia. Allora. Queste sono due foto un po' complicate, allora da un punto di vista eh, tecnico e qua diciamo io ho l'abitudine di dire le cose come penso, quindi diciamo spero che ormai mi, mi, mi conosciate per questo, lo faccio perché se no non avrebbe senso commentare le vostre foto. Quello che io penso onestamente delle foto delle, di queste due foto di Silvia è che Silvia non ha fatto nessun errore, diciamo così, nella composizione delle due foto, che sono secondo me un po' assimilabili. La seconda è molto migliore della prima, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista compositivo. Però secondo me queste sono due foto che non si possono scattare in quelle condizioni di luce. Non è colpa sua. Cioè, la luce era quella là. Che cosa poteva fare Silvia per migliorare la foto? Tornare un'altra ora. Non poteva fare nient'altro. Cioè, queste sono delle condizioni di luce ingestibili. È una luce verticale che toglie completamente nitidezza alle immagini. Queste sono due foto estremamente morbide. Eh, la, la prima molto più della seconda, ma la prima ha una, ha, una, ha una luce ancora più verticale. Poi, io sospetto che nella prima immagine ci sia stato un intervento di post produzione, perlomeno a livello di ritaglio. Ma in ogni caso, anche se così non fosse, la luce vedete questa luce verticale. Abbiamo parlato della nitidezza all'ultima lezione, la penultima lezione, ve la ricordate? È ancora online. La prima cosa che vi ho detto a proposito della nitidezza, la prima. Prima di parlare di obiettivi treppiedi, tempi di scatto, è stata la luce. Se voi non avete una luce che vi dà nitidezza, la nitidezza non lo otterrete mai. Ora, noi abbiamo anche evidenziato come non è che uno debba volere per sempre nitidezza, però capite, una morbidezza ingiustificata viene percepita come un, un errore da parte dell'osservatore. Ma la morbidezza qua... Dipende dalla luce, tutto il resto è completamente secondario. Silvia poteva avere la macchina fotografica più costosa del mondo, l'obiettivo più costoso, il treppiede più costoso, la foto non sarebbe venuta nitida. Semplicemente non si può fare questo tipo di foto in questo tipo di luce. Punto e basta. La prima proprio non c'è nessuna possibilità, la seconda è leggermente meglio, soprattutto secondo me è più equilibrata da un punto di vista compositivo, perché adesso è bella questa sorta di di primo piano che va in qualche maniera a creare un po' di profondità nell'immagine no? quindi a separare il primo piano dallo sfondo. Nello sfondo, vedete, c'è una linea che in qualche modo ripercorre questa linea in primo piano no? che è la linea del mare. E poi c'è lo sfondo delle montagne. E infine il cielo. È buona come composizione, è interessante. Il problema è che la luce schiaccia tutto, toglie nitidezza, toglie profondità e schiaccia completamente tutto. Ripeto, eh, più della prima, che secondo me non aveva grandi potenzialità, questa, secondo me, le potenzialità ce l'aveva, ma andava scattata a un'altra ora. Ragazzi, molto spesso la risposta è soltanto questa. È eh, come, come potevo fare a migliorare la foto non facendola eh, facendola in un altro momento. C'è poco da fare, non è, che ci, non è che si possono sempre fare miracoli. Eh? Uno lavora con quello che ha da un punto di vista compositivo, ma soprattutto da un punto di vista della luce Tiziana, due foto di Tiziana. Buone, attenzione: eh, sono due foto in qualche modo simili, nel senso che ritraggono due soggetti interessanti, interessanti proprio per le loro caratteristiche fisiche, in qualche modo per la posizione, per l'atteggiamento, soprattutto il secondo con la, con la sigaretta, eccetera, eccetera. Eh, è buona la posizione, è buona la composizione. Quello che mi convince un po' meno, soprattutto nella seconda immagine, è una generale. Eh, assenza di nitidezza. Io vedo due cose, tecnicamente, eh, compositivamente secondo me la, cosa, la foto funziona, certo forse io perché sono pignola avrei preferito uno sfondo più uniforme di questo, anche in questa avrei preferito non vedere questi elementi chiari qua e soprattutto questi elementi chiari qua, vedete le cose chiare? Guardate le cose chiare quanto attirano lo sguardo, no? però diciamo che la, insomma compositivamente l'immagine funziona, mentre però la prima ha un soggetto nitido, il soggetto questo è il nostro centro di interesse, no? quindi gli vogliamo concentrare l'attenzione, è, è correttamente nitida, e correttamente messa a fuoco, secondo me la seconda ha dei problemi tecnici, eh, proprio realizzativi. Allora, innanzitutto la foto è mossa, non è totalmente mossa, ma è micro mossa. è quel mosso che dà fastidio, è quel mosso che fa percepire la foto come una foto non nitida. Del resto.. Io vedo nei dati di scatto che è stata scattata con una focale equivalente di 300 mm e con un tempo di scatto di un 125. L'altra volta nella lezione di, di, tecni, di, di nitidezza vi dicevo: ragazzi, una regola tradizionale tramandata da padre in figlio dice che per non avere micromosso nella, eh, dovuto al movimento della macchina si dovrebbe usare un tempo che è almeno l'inverso della lunghezza focale. Ok? Poi ripeto, io raccomando sempre di prendere questa regola in maniera un pochino più ferrea, però almeno, almeno adeguiamoci. Allora, 300 mm vuol dire almeno un 300 di secondo, un 125 di secondo è un tempo decisamente più lento, per cui c'è da aspettarsi un mosso. E infatti, lo vedete che qua il soggetto non è nitido, è mosso, leggermente mosso. Secondo problema di messa a fuoco, secondo me. Per qualche motivo che potrebbe avere a che fare col meccanismo di messa a fuoco, di scelta del punto di messa a fuoco della fotocamera, o proprio con la scelta di messa a fuoco fatta da Tiziana, la mano è più a fuoco dell'occhio, del viso, e questa è una cosa strana. Perché noi ci aspettiamo. Non che sia vietato, però diciamo anche qua dovrebbe essere eh, motivato da un punto di vista eh, comunicativo, cioè avere la mano nitida e l'occhio no può andare bene però allora voglio dire, allora mi aspetto una composizione completamente diversa, cioè mi aspetto una mano perfettamente nitida e poi con una composizione molto più tridimensionale in qualche maniera, quindi col soggetto più separato un viso completamente sfocato, come a dire la, tutta l'attenzione, io Te la vado a concentrare su questo gesto e poi, sfocandolo, ti do un riferimento al soggetto che sta facendo questo gesto, ma non è tanto importante perché è importante il gesto. Va benissimo, no? È una roba alla Robert Frank, come abbiamo visto altre volte. Va benissimo se è motivato no, rispetto al messaggio. Ma se non è motivato, perché io devo avere maggiore nitidezza nella mano e nell'occhio? Probabilmente questo è un discorso di messa a fuoco. E, il non credo voluta, la messa a fuoco non è una cosa facile da gestire, è un argomento che nel nostro videocorso di tecnica avanzata ci richiede un bel po' di tempo in tecnica base anche, perché bisogna imparare a gestire il punto di messa a fuoco. Ve lo sintetizzo in una parola. In foto di questo tipo io sono, odio le regole, però abbiamo poco tempo perché sono le 18.42 quindi vi sparo là una regola. Quando fate foto di questo tipo, scegliete il punto di messa a fuoco singolo. Prendete un punto centrale, sceglietelo voi, per esempio il punto centrale, mettete il punto centrale sulla cosa che volete mettere a fuoco, l'occhio, bloccate la messa a fuoco, quindi premete il pulsante di scatto fino a che la messa a fuoco non è bloccata, la macchina fa un bip, poi ricomponete l'inquadratura e scattate. Sarete sicuri che la messa a fuoco è sul centro di interesse, ok? Non si, non si inquadra mai scattando senza aver prima messo a fuoco, opportunamente senza aver prima messo il punto di messa a fuoco eh, sul centro di interesse. Ok? Sì, Gigi e Mary dicono c'è un problema di messa a fuoco, sì esattamente, è quello che stavo dicendo, c'è un problema di messa a fuoco ma c'è anche un problema di nitidezza legata al tempo di scatto, ci sono entrambi in questa foto. Manuel, due foto, um, allora... La prima, diciamo è una, foto, è una foto essenziale che va bene che funziona, eh, io, diciamo, da un punto di vista compositivo avrei tutto sommato chiuso l'inquadratura qua. Non sarei andata a includere questo perché, vedete, un po' qua c'è la conclusione no? della forma della nostra montagna. Quindi, diciamo, tutta questa parte di, di qua eh, è, un pochino, è, un po', è un po' inutile. Insomma, noi abbiamo, abbiamo la tentazione a chiudere un po'. A sinistra l'osservazione della foto eh, da qua. Per il resto è una foto che funziona, un posto meraviglioso, è il Salar de Uyuni. E, um, è una foto che è abbastanza interessante, è una foto che è abbastanza bidimensionale per la scelta di Manuel di collocare l'orizzonte al centro. Ma non è una scelta sbagliata, è una scelta che va in qualche maniera a dare stesso peso al primo piano e al cielo. D'altra parte il cielo un suo interesse ce l'ha perché comunque è un tramonto interessante, quindi diciamo è una cosa che può funzionare se si vuole una composizione simmetrica e non tridimensionale. Se invece Manuel avesse voluto una composizione più tridimensionale che, che desse più prevalenza al primo piano, allora come vi ho detto in altre occasioni avrebbe dovuto prendere questo orizzonte no, scusate e portarlo qua su, va bene? cioè andarla a collocare più in alto, perché a quel punto lo sguardo si sarebbe mosso per, una, per un tratto più lungo, ma non è obbligatorio, eh? diciamo, una scelta è assolutamente accettabile. Quest'altra foto del um, Taj Mahal è una foto pure interessante di Manuel, è, um, diversa, è bella, cioè lo spunto è interessantissimo, è bello il Taj Mahal, ovviamente, è, bella la, um, è bello il soggetto, è bella questa silhouette, diciamo così insomma, no? che si contrappone allo sfondo. Eh, si, può migliore, si possono migliorare alcuni aspetti. È anche bella la luce, interessante la luce. Quindi, diciamo, è una foto, una foto molto interessante per vari punti di vista. Che cosa si può migliorare? Allora, messe così le cose, questo risulta un po' un elemento di disturbo, a maggior ragione perché è storto. E allora, qua ritorniamo al discorso che andrebbe addrizzato. però nel momento in cui lo raddrizziamo, siccome andiamo. Andiamo a perdere diciamo tutta questa parte in qualche modo, finisce che lo ritagliamo, cioè lo, lo mettiamo talmente tanto contro il bordo dell'immagine che in pratica lo, lo tagliamo, allora forse si poteva tagliare e tagliandolo mettere il nostro centro di interesse un pochino più a destra. Io forse avrei fatto questa scelta, cioè andare un pochino più avanti spostandomi un pochino più a sinistra, collocando il centro di interesse un po' più a destra, bilanciandolo con, il, eh, con tutta quest'altra massa che a quel punto si sarebbe trovata un po' più in alto a sinistra. Cioè, non so se mi spiego, avanzando un pochino verso sinistra, questo sarebbe stato un po' più qua, questo sarebbe stato un po' più qua, questo non ci sarebbe stato. Ok? E avremmo avuto anche meno problemi da un punto di vista prospettico. È un problema prospettico anche il fatto che queste linee, diciamo, non sono verticali, no? Che c'è una convergenza, c'è un effetto di linee cadenti, ma è più moderato, si può, eh, si può correggere in post-produzione, sia con Lightroom che con Photoshop. Ok? Però, insomma, foto ricca di spunti interessanti. Daniela ci manda pure due foto. La prima è una silhouette molto particolare, eh, interessante, però, diciamo... Eh, che ha un po' il problema di essere un'astrazione, se vogliamo, un po' estrema. Questo è un discorso abbastanza ampio che se, che se apro adesso, finisco alle 22, e ne parliamo nel nostro videocorso di composizione. Eh, l'astrazione è una cosa complessa: nel senso che, da un certo punto di vista, eh, uno vu vuole spingere l'astrazione. Astrazione significa in pratica soltanto ritardare il riconoscimento del soggetto da parte dell'osservatore. Ci sono però mille tipi di astrazione. La silhouette è un'astrazione, il pattern è un'astrazione, il zooming è un'astrazione, il panning, il mosso creativo. Ce ne sono cento miliardi di, di, di possibili astrazioni. Però una cosa importante nella fotografia è che l'astrazione non dovrebbe mai spingersi così oltre da uh, rendere difficile il riconoscimento del soggetto o il riconoscimento della situazione perché a quel punto il soggetto un po capite la fotografia eh, chi guarda la foto ehm, parte dal presupposto che la foto è un pezzo di realtà e quindi deve capire esattamente di che cosa si tratta ora noi qua capiamo non è che non capiamo eh, c'è questo Spotlight bello qua che ci, ci, ci fa capire che siamo presumibilmente su un palcoscenico che illumina il volto di questa di questa persona che noi riconosciamo eccetera. Quello che però rimane molto poco riconoscibile è che cosa sta succedendo cioè che cos'è. Cosa succede? Sì, è una, una persona che sta sul palcoscenico, presumibilmente è un'attrice, ma che succede? Ecco, questa, questa mancanza di, di, di questa ambiguità un po' rimane all'osservatore, secondo me è una foto un po' troppo uh, astratta. Detto questo, ultimo commento su questa immagine: c'è, diciamo, una, un generale movimento della foto in questa direzione e un, una, una generale. Eh, la foto è contenuta diciamo in generale in questo cerchio tutta questa parte a sinistra forse è un po' troppa io non arriverei a suggerire di eliminarla ma forse di ridurla un pochino sì. cioè magari ecco un, un, un ritaglio non, non un ritaglio, un ritaglio compositivo magari è un, un pochino più contenuto una cosa del genere no? anziché proprio tutta questa parte questa avrebbe anche un pochino aumentato il dinamismo della foto perché avrebbe messo il nostro soggetto qua, cioè avrebbe, avrebbe accentuato questa linea perché avrebbe messo il nostro soggetto un pochino più in alto a sinistra. La seconda foto è più interessante, ha una, è, di, è, di, è di difficile lettura per via delle linee, è una foto che è sostanzialmente è eh, una sorta di quinta, no? anche questo è uno, uno schema cioè questa fa da quinta mettiamola così no? e quindi diciamo separa diciamo così lo sguardo va a separare una zona dell'immagine dalla zona dell'immagine dove poi si svolge l'azione e questa cosa in qualche maniera funziona quello che è un po' difficile da leggere è la, tutta diciamo la, la complicata geometria degli sguardi no cioè lui, lui ci guarda perfettamente ed è nitido e sembrerebbe il nostro centro di interesse ma questo è più nitido quindi la messa a fuoco è sullo sfondo è su questo soggetto qua eh, però questo è il centro di interesse più dominante questo che pure ci guarda però è decisamente sfocato perché è in primo piano quindi facciamo un po' fatica nel senso alla fine la sensazione è che questo debba essere il centro di interesse, se non altro per, per essere l'elemento più nitido, però lui se ne va giù di là. Eh, allora la nostra seconda scelta come centro di interesse è questo, perché è il secondo più nitido che ci guarda, eh, però poi dopo abbiamo lui che è sfocato, però ci guarda, è un elemento forte. Cioè, in poche parole, quello che risulta poco chiaro è... Ehm, L'equilibrio dei pesi, cioè chi è più forte, chi è più debole. Ok, c'è un centro di interesse o non c'è, e se c'è, non è obbligatorio che ci sia, ma se non c'è, allora ci vuole una lettura diversa dell'immagine. Questi tre elementi un po' competono tra loro e questa è una cosa che. È difficile pure da spiegare, quindi figurarsi quanto è difficile da percepire quando, si fa, quando uno fa, fa la foto, però ve la dico un po' così, ehm, diciamo, diciamo questo, se è, un è un po' come, è come gli attori su un palcoscenico, no? cioè se, se c'è un protagonista ci possono essere diciamo così dei comprimari, ma non devono andare a competere con il protagonista, devono bilanciare, devono integrare il protagonista, però non lo devono, non devono essere allo stesso livello del protagonista. È come nella luce, prima vi dicevo, se c'è una luce principale, voi potete avere un riempimento, ma non deve competere con la luce principale, cioè se c'è un centro di interesse l'osservatore vuole capire chi è il più forte, qual è la cosa, l'elemento più importante della foto. <coughs> Poi gli altri vanno benissimo a integrare, a complementare la cosa. Se invece noi abbiamo due elementi o più elementi <coughs> che per una serie di motivi competono tra loro, rendendo più difficile identificare il centro di interesse, allora l'osservatore un po' rimane spaesato, a meno che la scelta non sia di eliminare il centro di interesse e, e va benissimo così. Ci sono eccezioni, eh. Un'eccezione per tutte la simmetria. Nella simmetria non c'è un centro di interesse, ce ne sono due, gli elementi simmetrici che hanno la stessa identica forza by definition, perché sono simmetrici. Quindi, ovviamente, cioè anche questo io non mi stancherò mai di ripetervelo: non ci sono regole, non ci sono regole. C'è ragiona un ragionamento ecco, che ci può portare a determinate conclusioni, ma poi, appena uno prova a tirare fuori una pseudo-regola, eh, viene smentito da un'altra foto che che funziona e non dovrebbe magari, no? Allora, Domenico, vediamo se anche lui ce ne ha mandato due. Sì, ok, sono due foto un po' simili come atmosfera con questa luce blu interessante. Eh, la prima è una foto con questa prospettiva circolare, vedete, dettata da un, da un obiettivo particolare, no? Che si chiama obiettivo fisheye, che, che è uno, una, una prospettiva, diciamo, che può funzionare in determinati, in determinati casi, ovviamente. Allora, qua, secondo me, è buona quello che mi piace di più di questa foto è la luce l'atmosfera e il cielo vi dico la verità questi sono gli aspetti che a me colpiscono di più eh, il centro di interesse ovviamente pure è interessante quello che non mi convince è il taglio cioè il, il, il fatto che questo sia tagliato tutto sommato mi sarei aspettato una composizione più insomma è una composizione statica che va a mettere al centro poi ha anche la prospettiva circolare che funziona perché in qualche modo va a ripercorrere anche questo cerchio, va, va nella direzione di incrementare questo senso di staticità, no? Allora mi sarei magari aspettato, intanto che un, un, un non taglio di questi elementi, ma forse una composizione un pochino più spostata sulla sinistra per andare magari a eliminare questi e a privilegiare un po' uno sfondo, questa parte dello sfondo, un pochino più uniforme, no? per andare a concentrare più l'attenzione sul, sul centro di interesse che è il primo piano. La seconda, è, ehm, diciamo ci sono delle, delle somiglianze dal punto di vista dell'atmosfera, se vogliamo, del tipo, del tipo di luce. È una foto che io ritengo più efficace della prima da un punto di vista compositivo. È una foto che ha una sua profondità perché ci sono insomma ci sono queste linee che ci portano verso il centro dell'immagine. Ci sono anche queste linee e, e poi diciamo c'è un'astrazione legata insomma un po' ecco, a, questa, a questo centro di interesse che ha questa forma geometrica. Anche questa è una composizione statica che porta al centro. No? Lo sguardo viene condotto verso il centro però il tutto è più equilibrato. Gli elementi di disturbo sono più marginali se, seppure ci sono insomma questo voglio dire non, non è proprio l'ideale si potrebbe magari cercare di rimuovere in post produzione ma insomma sono gli elementi di dettaglio meno meno rilevanti la composizione mi sembra più efficace più strutturata dal punto di vista delle linee e della conduzione dello sguardo giovanni giovanni sì giovanni 1 e giovanni Giovanni 1 e Giovanni 2. Allora, la prima foto di Giovanni è una foto anche questa astratta, è una foto che è basata sulle linee, no? Sulle linee concentriche, lo vedete? Conduzione dello sguardo verso il centro dell'inquadratura ed è una scelta che funziona, è bella. L'atmosfera, questi colori autunnali delle foglie ed è anche buono diciamo, il fatto che, che Giovanni è riuscito a tenere sotto controllo l'esposizione del cielo. Non era mica facile perché il cielo è molto più luminoso del primo piano quindi diciamo è stato, è, stato, è stato bravo Giovanni a mantenere il dettaglio nelle ombre ed anche il dettaglio nelle luci cosa migliorerei forse eh, soltanto centrerei un pochino di più il centro il centro diciamo così di convergenza di tutte le linee lo metterei un pochino più al centro dell'inquadratura, per il resto direi che è una foto che funziona. Certo, sono sempre condizioni di luce non facili, ci si può forse in post produzione un pochino lavorare, per esempio queste alte luci che vedete qua, vedete tutte queste zone chiare, danno la percezione di bruciato, no? cioè di luce. Troppo chiara, troppo sparata di 255 nella nostra scala di luminosità. Eh, magari non è così perché vedo che l'istogramma non tocca il bordo di destra, quindi probabilmente non è veramente bruciato, però è la percezione, diciamo così, di bruciato che un pochino distrae. Forse si può un tantinello recuperare, altrimenti. Eh, una maniera più efficace di fare questa foto sarebbe stata con, avendo a disposizione un tre piedi, un bracketing. In questa situazione, io avrei fatto sicuramente da 5 stop, quindi esposizione normale: meno 1, meno 2, più 1, più 2. Da questi 5 scatti con 5 esposizioni diverse, poi eh, normalmente se ne scelgono 2 da unire in post-produzione e questo è uno dei grandi temi del nostro videocorso di post-produzione con Photoshop insomma questa unione di immagini, bracketing, non solo bracketing ma insomma l'unione di immagini diverse allora lì secondo me sarebbe riuscito Giovanni facendo un'operazione di questo tipo con un certo sforzo di post-produzione a mantenere una luce migliore se vogliamo e anche un'atmosfera un pochino più mh, morbida che contribuisce a, questa, a questo senso di astrazione eh, dell'immagine. Però è una buona, è una buona foto. Nell'altra foto io devo dire la stessa cosa che ho detto a forse Silvia, non mi ricordo ehm, prima, non mi ricordo chi erano queste foto, sì erano Silvia, cioè eh, la luce, eh, ragazzi c'è poco da fare, è interessante il soggetto, eh, da un punto di vista compositivo ci sono dei problemi, ma... Il problema numero uno è la luce. È, è, vedete, è una luce con un contrasto troppo forte, questa zona è troppo. La luce viene da, da, da. ancora, guardate il catch light, viene. ora non riesco a disegnarla per bene, ma lo vedete, no? Viene dall'alto a sinistra, diciamo così, no? È una luce dura, ok? Troppo forte, troppo contrastata. La parte illuminata, è molto chiara rispetto alla parte in ombra, l'occhio qua è praticamente completamente in ombra. E questa luce crea un sacco di problemi. Intanto ripeto: toglie nitidezza, quindi questa non è una foto nitida e non è una foto che sarà nitida mai, non, non, non c'è nulla da fare né nel momento dello scatto né in post-produzione per rendere nitida questa immagine. Ehm, è proprio che è la luce che non funziona, rende morbida la foto e soprattutto va a creare. Un, diciamo, una zona di ombre dure qui che eh, crea diciamo, questa sorta di movimento dello sguardo che non dovrebbe esserci in questa immagine. Questa dovrebbe essere un'immagine prevalentemente simmetrica centrata. Da un punto di vista compositivo, è apprezzabile la gestione dello sfondo, ok? Come ha fatto Giovanni a ottenere uno sfondo così? Beh, io vedo nei dati di scatto che è stata scattata a 359 mm. Argomento che noi approfondiamo nel nostro videocorso di tecnica fotografica. La gestione dello sfondo si fa con la lunghezza focale, cioè, se voi volete uno sfondo uniforme, dovete utilizzare una focale alta e saperla poi gestire, saper selezionare bene lo sfondo. Allora, in questa foto Giovanni questa operazione l'ha fatta bene perché un elemento di disturbo sullo sfondo avrebbe distrutto questa foto. Quello che, però, proprio non, non funziona, secondo me, è questo tipo di taglio. È un taglio innaturale. O le tagli proprio, completamente, cioè nel senso voglio dire vado proprio a concentrarmi sugli occhi, fermo restando che non funziona in questo caso per colpa della luce, ma se, oppure le includiamo tutte, cioè questo tipo di taglio non può... Eh non può assolutamente funzionare. Vedo che Francesco dice un qualche filtro polarizzatore. No, non c'è nulla da fare. Il filtro polarizzatore non cambia nulla in questo caso. Il filtro polarizzatore serve solamente qualora si vogliano rimuovere dei riflessi o saturare in qualche maniera dei colori che vengono smorzati dai riflessi, ma non altera minimamente la qualità della luce né il contrasto dell'immagine dell che in questo caso è molto molto elevato. Non allora, la, la luce è una proprietà analogica, diciamo così, dell'immagine. Noi non c'è nulla che possiamo fare eh, se la luce non va bene se non modificare la luce. Non c'è nulla che noi possiamo fare nella macchina fotografica. Cioè, voi potete cambiare tempi, diaframmi, iso, mettere tutti i filtri che vi pare a voi. La luce non cambia, cioè se c'è un problema di contrasto rimane un problema di contrasto, se c'è un problema di nitidezza dovuto alla luce rimane un problema di nitidezza. Si può risolvere il problema solo cambiando la luce. Come si cambia la luce? Fotografando in un'altra ora, utilizzando i flash, utilizzando un pannello di, diciamo, come luce di schiarita, utilizzando tecniche di schiarita naturale che, che, che si studiano, che vanno dall'open shade. Cioè lo sfruttare la zona di separazione tra ombre e luce, all'effetto tunnel, quando noi riusciamo ad avere magari un qualcosa sopra al nostro soggetto. Sono tutte tecniche di gestione della luce che noi studiamo nei videocorsi di tecnica fotografica avanzata che richiedono un bel po' di tempo per impararle naturalmente. Ma è l'unica cosa che noi possiamo fare per gestire la luce è imparare a gestire la luce. Abbiamo fatto il 1902, datemi altre due foto di Francesco, così concludiamo in bellezza mh, questa nostra diretta streaming che vi rubo altri 5-10 minuti la prima foto di francesco ehm, è una foto interessante di un posto interessante molto molto fotografato e questo il paese abbandonato dei civili Bagnoreggio mi pare e allora qua diciamo è una foto che ha un look un po' antico tra virgolette per via di questo mh, mh, estremo rumore no? Uh, diciamo nell'immagine, um, allora, da un punto di vista compositivo, la foto tutto sommato, direi che è una foto che, che funziona: cioè, la linea è quella che segue il ponte che porta nel paese, per il resto, la composizione è prevalentemente centrale. Quindi, diciamo, questa secondo me funziona da un punto di vista compositivo, le mie. Um, Obiezioni a questa foto sono due. Primo, la luce. Eh, eh, lo so che rompo le scatole, eh, però fotografare vuol dire scrivere con la luce, ragazzi. Cioè, la luce è tutto quanto. Tutto. Qua la luce, lo vedete. Mh, per esempio, guardate questi: no, guardate questi soggetti qua. Vedete che c'è un effetto di alone in qualche maniera provocato dalla luce. È una luce troppo forte, troppo contrastata. Guardate i dettagli, guardate la parete in luce. Illuminata di questa casa e la parete in ombra. Quanti stop ci stanno di differenza? Tanti. Come vanno le ombre? Vanno in maniera molto, molto verticale, dall'alto verso il basso, cioè siamo in presenza di una luce che è ancora alta e quindi crea delle ombre forti, nette e un contrasto molto elevato. Questo diciamo crea secondo me dei problemi in questa immagine dei problemi a livello di nitidezza a livello di, di aloni e a livello di generale atmosfera eh, della foto l'altra l'altra questione è una questione molto più complessa di post produzione che riguarda l'effetto diciamo così di rumore che è un effetto che si di grana che è un effetto che si può dare si, si è, è una cosa che si fa in post produzione eh, bisognerebbe però allora questa insomma è una cosa forse un po' controintuitiva, ma ve la voglio dare un po' come filosofia. A me piace molto, a volte mi piace molto fare delle foto poco nitide, paradossalmente, ma la foto poco nitida nasce nitida, poi uno può ammorbidirla in post produzione, ma in maniera mirata. Cioè non è che se io voglio fare una foto che ha una morbidezza per... per questioni legate all'atmosfera o al messaggio che voglio co comunicare. Sono autorizzato a fare una foto non nitida? No, la foto la devo fare comunque nitida, perfettamente nitida. Poi però posso voler togliere un pochino di nitidezza ammorbidendo. Vale lo stesso discorso per la grana, per il rumore, eccetera eccetera. Cioè, io devo partire da un'immagine che dal punto di vista della nitidezza, della luce, della qualità è top, ok? Poi io posso introdurglielo il in rumore Posso introdurgliela alla grana per un effetto comunicativo, questo sì, però diciamo se ho un problema a monte in qualche modo questo si vede. Ok, seconda foto di Francesco è decisamente più eh, convincente secondo me. Eh, sono due foto in bianco e nero, intanto questa mi piace di più, il, il, la, la resa del bianco e nero, eh, perché c'è una bella gamma tonale. E guardate che differenza che c'è tra questa strada che è molto chiara ed è bella perché crea un percorso dello sguardo nella foto no? con la vegetazione e le circostanze molto più scura e si fa un bel viaggio, un bel trip diciamo in questa fotografia perché si percorre questa strada fino a qua. Poi guardate che c'è quest'altra. Uh, stacco tonale con questa separazione di luminosità poi si ripassa allo sfondo più scuro poi in qualche maniera si va a sfumare verso un cielo più chiaro che anche lui ha diverse tonalità il risultato è che noi facciamo questo percorso di ingresso nell'immagine e poi percorriamo la foto verso l'alto e la percorriamo andando a seguire un po tutti gli elementi che Francesco ci ha messo opportunamente a disposizione, giocando bene anche con la post-produzione, con la resa, diciamo, dei chiaroscuri dell'immagine, no? Qui in primo piano, rendendo bene questa immagine, questa strada chiara rispetto al contorno scuro, altrimenti non sarebbe stata abbastanza evidente, rendendo bene questa quest acqua chiara, andando poi a, a rendere scure le montagne, eccetera eccetera. Quindi direi che è una foto eh, che sicuramente funziona, è bella la gamma tonale e la, e la gestione dello, dello sguardo in qualche modo all'interno dell'immagine che dipende però molto dalla, dalle linee e dalla gestione di questa. Um... Di questa, di questa prospettiva, che comunque vedete è molto molto legata alla luce. Qua comunque di fondo la luce è una luce migliore. Oggi è andata così, abbiamo parlato un sacco di luce, che vi devo dire se volete approfondire il discorso, io non posso consigliarvi il videocorso che abbiamo sulla luce, se, se avete il pacchetto di tecnica fotografica avanzata, già ce l'avete. Eh, sono in progetto anche altri videocorsi più approfonditi più avanti sulla luce, ma il, la, la lezione sulla luce vi assicuro che vi dice tanto. Insomma, già là c'è tantissimo da imparare. Andatevelo a vedere se avete per caso se l'avete già acquistato avete già quel pacchetto dopodiché imparate, abituatevi come per la un commento delle immagini Io, noi facciamo un commento qua poi voi dovete continuare a commentarli da soli lo stesso discorso è per la luce abituatevi a riconoscere la luce quando guardate una foto domandatevi che luce era da dove veniva era dura era morbida eh, che sarà stata fatta all'alba al tramonto o a mezzogiorno come sono le ombre imparate a classificare la luce Okay. come esercizio proprio sulla foto che, sulle foto che vedete, che vi piacciono e che commentate. Io spero che da adesso in poi, intanto eh, ritorniamo qua io, io e Pecora per salutarvi, io spero che diciamo come risultato di tutte queste nostre eh, dirette di commento delle immagini ehm, voi non guardiate più delle foto senza approfondirle. Cioè spero che d'ora in poi voi quando guardate una foto su Facebook, la pubblica un amico, su un gruppo, su un giornale, quello che è, se la foto vi colpisce, voi non vi fermiate lì a dire che è bella foto, ma fate un passo avanti, no? La analizzate compositivamente e vi domandate perché allora perché mi piace? Dove va lo sguardo? È efficace, è essenziale, è equilibrata, è statica, è dinamica, ci sono elementi di disturbo, com'è la luce? Capite? Fatevi tutte queste domande ed guardate, questo vi fa crescere più di ogni altra cosa, perché è quello che vi eh, crea quella sensibilità fotografica che si deve sviluppare proprio con l'analisi, il commento di un grande numero di immagini, con lo studio dei grandi fotografi della storia, per questo torneremo martedì a parlare di grandi fotografi, perché ve li continuo a proporre, perché il loro lavoro è quello che ci dà proprio quella sensibilità che poi ci rivendiamo quando andiamo a fotografare. Vi do ancora una volta un consiglio importante, ve l'ho fatto, ve l'ho dato anche altre volte, però mi preme non, non creare diciamo dei fotografi eh, bloccati o frustrati, ecco, vorrei casomai l'opposto. Tutti questi ragionamenti sulla composizione, sulla luce, sul movimento dello sguardo che noi facciamo, io vi invito a farli a casa quando commentate le foto, non assolutamente, non sul campo quando fotografate. Perché se voi quando fotografate pensate al movimento dello sguardo, alle linee, a tutte queste storie che io vi propongo, vi paralizzate, non riuscite a fotografare, non portate a casa nessuna immagine e tutta la fotografia diventa un'esperienza frustrante, che sarebbe veramente una cosa tristissima, perché la fotografia è un qualcosa di talmente meraviglioso che può arricchire così tanto le nostre vite che davvero non bisogna fare questa fine. Quindi è importante distinguere tra quello che va messo in pratica sul campo, per esempio la tecnica fotografica, per esempio il lavoro sul soggetto, per esempio la chiarezza del messaggio che affrontiamo nel corso di composizione, quelle sono cose che vanno praticate sul campo, se no non migliorate. Poi però ci sono delle cose che vanno praticate a casa. La lettura delle immagini è una di queste. Detto ciò, io vi ringrazio, Pecora questa sera è abbigliata con un foulard, eh, diciamo per l'occasione. Ehm, che dire, eh, mi sto affezionando a queste dirette ormai da un po', eh, per me è un grande piacere, un onore essere con voi. E vedere quante persone mi seguono qua su youtube eravamo più di 140 su facebook eravamo tantissimi siamo andati aumentando dalla prima diretta che abbiamo fatto questa non so se è la diciottesima o diciannovesima è una crescita veramente esponenziale segno che insomma in qualche maniera questo tipo di, di appuntamenti sono, sono stati apprezzati la cosa mi riempie di piacere e di orgoglio vi ringrazio per essere stati con me e con Pecora. Vi abbraccio forte. Vi do appuntamento sulla mia pagina Facebook per i prossimi aggiornamenti, per i prossimi tutorial e per poi il nostro prossimo incontro in streaming. State bene e buona serata a tutti.